Buongiorno e benvenuti a Bergamo Five Quarter. Ci troviamo qui oggi in Città Alta, Bergamo, città candidata a capitale europea della cultura nel 2019. Alle nostre spalle la biblioteca civica Angelo Mai, che conserva nella sala del Mappamondo due capolavori del Coronelli. Invito la telecamera a seguirmi. Ora entriamo. Ed eccoci, cari amici, arrivati nella sala che ospita i due globi, quello celeste e quello terracchio del Coronelli. Ma domandiamoci, Coronelli, chi era costui? Era un frate francescano minore che nacque nel 1650 a Ravenna. Qualcuno dice anche a Venezia, però la fonte non è certa. Si sa che morì nel 1718 a Venezia. Fu un cosmografo. Soprattutto fondò, si ricorda, perché ha fondato l'Accademia degli Argonauti, una società di noti e importanti geografi. Prima di realizzare però queste due meraviglie, realizzò per il Duca di Parma altri due globi, ora conservati a Parma. Tanto è vero che il cardinale d'Estrées, giunto a Parma nel suo viaggio in Italia, vide esposti i due globi e ne rimase estasiato. Tanto è vero che invitò poco più avanti il Coronelli in Francia, dove realizzò altri due globi, uno celeste, l'altro ancora terracchio, ma di dimensioni enormi, addirittura 4 metri di diametro. Quelli conservati qui hanno un diametro di un metro. Abbiamo detto quello terrapio del 1688, datazione certa, sicura perché viene riportata, mentre quello celeste del 1692, datazione invece incerta, non sappiamo quando è stato eseguito. Veniamo alle caratteristiche tecniche. Il globo è stato rappresentato come se si immaginasse un ipotetico osservatore che lo vedesse dall'esterno, la volta celeste. È stato restaurato nel 1966 da Pietro Brena e appare così come lo vediamo oggi, nitido, chiaro. Tanto è vero che, invito la telecamera a avanzare, si possono vedere anche le 5 lingue che questa volta celeste riporta. L'arabo, interessante il dettaglio, oppure il latino, il greco, l'italiano, il francese. Inoltre vediamo raffigurate anche le 12 costellazioni, che sono figure di animali o di simboli rappresentati dai greci. Tra le più importanti si può ricordare quella dei gemelli, o quella della Vergine, della Bilancia, oppure lo stesso Ercole, il dio eroico che tanto scrissero su di lui pensatori, intellettuali, filosofi dell'antico mondo greco. Oppure molto interessante anche il passaggio della cometa di Halley, cometa che passò sulla volta celeste nel 1682. Invito ancora la telecamera ad avanzare per osservare attentamente il cartiglio in legno che rappresenta la precessione degli equinozi.